Miei carissimi amici di Mitico Snack, allora si cambia postazione, ma si cambia anche l'audio. Infatti, proprio di questo voglio parlarvi perché voglio sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate dell'audio di questo video. Perché, ragazzi, io sto registrando l'audio di questo video con il nuovo microfono che mi è arrivato qualche settimana fa, ovvero domenica scorsa, là dove vi ho portato l'unboxing di questo microfono e di questo registratore vocale. Domenica scorsa, sì, ok. Quando vi ho portato l'audio prova non era il massimo perché come è uscito dalla confezione così l'ho provato, ma adesso ho eseguito tutti i vari settaggi e penso che potrebbe andare bene. Quindi ragazzi, aspetto il vostro feedback qua in basso nei commenti. Adesso andiamo avanti. Allora ragazzi, in questo video andremo a parlare di tutte quelle funzionalità, scocciatoie e diciamo tra virgolette trucchetti per Windows 10 che potrebbero semplificare l'utilizzo del vostro computer, sia se svolgete un lavoro d'ufficio o qualsiasi altro tipo di lavoro. Insomma, sono delle piccole funzionalità, trucchetti e che potrebbero servire durante il vostro svolgimento delle operazioni al computer. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo subito e partiamo dalla funzione ibernazione. La funzione ibernazione sì, la conoscono tutti, nessuno la sfrutta, però io ve ne voglio parlare. Cos'è ibernazione? Quella funzione che vi consente di spegnere il vostro computer relativamente, ma vi consente di rimanere aperte tutte quelle finestre e programmi che voi stavate utilizzando magari fino a qualche ora fa o addirittura fino al giorno prima. Così nel momento in cui tra qualche ora o magari il giorno dopo andrete a riaccendere il vostro computer, vi ritroverete sul desktop del vostro display del computer, vale a dire tutte quelle finestre, tutti quei programmi a cui stavate lavorando senza perdere alcun dato. Quindi ragazzi, se voi a posto di spegnere il computer andate sul pulsante start, arresta, iberna, potete lasciare tutto aperto e riprenderlo in un secondo momento proprio lì dove avete lasciato. La seconda funzionalità di cui voglio parlarvi di Windows è lo split delle finestre, ovvero lavorare su più finestre o programmi diversi contemporaneamente. Per esempio, possiamo lavorare su due finestre o programmi contemporaneamente. Come possiamo fare? Allora, innanzitutto prendiamo i due programmi a cui stiamo lavorando e trasportiamolo uno sul bordo laterale destro e l'altro sul bordo laterale sinistro. Oppure, per quanto riguarda Windows 10, nel momento in cui noi andremo a trascinare una finestra sul bordo laterale destro o sinistro, automaticamente andrà ad aprirsi un altro spazio vuoto dove ci stanno aperte tutte quelle finestre e noi andremo a selezionare la seconda che ci serve. In questo modo noi possiamo lavorare su due o più finestre o programmi contemporaneamente. Ma non è solo questo, noi possiamo lavorare anche su tre o più finestre. Quindi come possiamo fare? Prendiamo una qualsiasi finestra che noi vogliamo tenere aperta per lavorare o un qualsiasi programma e lo spostiamo verso il suo angolo di destinazione. Quindi andiamo a spostarlo per esempio nell'angolo alto a destra e così via. L'altro programma nell'angolo in basso a destra e così via, e via facendo anche con gli altri due. Quindi spostare il terzo programma o finestra nell'angolo alto a sinistra e la quarta finestra o programma nell'angolo in basso a sinistra. Così facendo abbiamo la possibilità di splittare il nostro schermo per lavorare su tre o più finestre o programmi contemporaneamente. Sono delle funzionalità che non sempre utilizziamo, però durante il lavoro potrebbero semplificarvi veramente tutto. Per esempio, noi possiamo ridurre a icona. Come lo facciamo? Solitamente premendo sul trattino di ogni piccolo programma o finestra che abbiamo aperto sul computer, ma possiamo farlo in modo davvero molto molto rapido. Per esempio, possiamo agire da tastiera premendo il pulsante del simbolo del Windows più la lettera M. Quindi, tenendo premuto tutti e due, noi andremo a ridurre
tutte le finestre aperte su desktop a icona. Mentre invece, se vogliamo ridurre tutta icona tranne il programma o la finestra su cui stiamo lavorando, è molto semplice. Basta prendere il programma o la finestra su cui stiamo lavorando, scuotere leggermente e vedete che tutte le finestre e i programmi aperti sotto di essa andranno a ridursi automaticamente a icona e rimarrà aperta su desktop solo il programma o la finestra su cui stiamo lavorando. Niente di che, piccolo trucchetto, ma nell'utilizzo del vostro computer è sempre buono e io sinceramente lo utilizzo spesso. Per esempio, un'altra funzionalità di Windows che non sempre sfruttiamo è la funzionalità dello screen, che ci consente di catturare schermata o parte della schermata del nostro desktop. Per esempio, io ho visto alcuni colleghi e colleghe che prendevano il proprio smartphone, facevano la foto al desktop del proprio computer e la condividevano attraverso il contatto WhatsApp a cui volevano inviare quelle informazioni. Ma ci sta un metodo molto più semplice ed efficace. Per esempio, se voi avete sincronizzato il vostro account WhatsApp con il programma desktop di WhatsApp, possiamo fare nel seguente modo. Per esempio, sulla tastiera del vostro computer basta premere il pulsante stamp, così facendo andremo a catturare la schermata che abbiamo davanti e per condividerla non dobbiamo far altro che aprire il nostro account WhatsApp da WhatsApp Desktop, andare a selezionare il contatto con cui vogliamo condividere quella schermata e ci sono due modi per farlo. O facciamo tasto destro dal mouse e facciamo incolla, oppure molto più rapidamente tenendo premuto il pulsante Ctrl più V e possiamo inviare quello screen che noi abbiamo catturato in modo molto più chiaro e conciso, in modo che l'utente dall'altra parte, l'interlocutore, possa leggere al meglio le informazioni che gli abbiamo passato. Per esempio, un'altra funzionalità che io utilizzo molto spesso, soprattutto sia quando utilizzo Telegram sia quando utilizzo WhatsApp, ed è la funzionalità delle emoticon. Noi possiamo utilizzare le emoticon anche da tastiera. Per esempio, se io voglio mandare delle emoticon ad un contatto WhatsApp, mi basta selezionarlo e da tastiera possiamo tenere premuto il pulsante Windows e contemporaneamente premere il pulsante dei due puntini. E voilà, ragazzi, si aprirà la finestra o la finestrina, chiamatela un po' come volete, dell'emoticon e possiamo inviare tutte le emoticon che vogliamo ai nostri contatti. Ma non è solo questo, perché noi quelle emoticon le possiamo aprire in qualsiasi ambito del nostro computer. Quindi le possiamo aprire nel momento in cui stiamo facendo una ricerca sul web, possiamo avviarla su Telegram, insomma, ragazzi, su qualsiasi file di testo e condivisione noi possiamo aprire quella finestra delle emoticon. Un'altra funzionalità di cui voglio parlarvi, e ultima ma non meno importante, è quella dello spegnimento del computer. Noi solitamente raggiungiamo questa voce dal pulsante Start, spegni computer, e premendo il pulsante arresta. Quindi, ragazzi, non c'è nulla di più sbagliato, ma ci sono dei modi molto più corti per poter spegnere il nostro computer, e non lo possiamo fare dalla tastiera. Dalla tastiera, nel momento in cui noi abbiamo chiuso tutti i programmi, ci basta tenere premuto Alt F4, selezionare la voce arresta il sistema. Ma ancora di più, possiamo attivare questa funzione e la possiamo associare al pulsante d'accensione del nostro computer. Quindi da pannello di controllo, opzione risparmio energia, e da qui si apre un mondo. Quindi, se avete un portatile come me, ho associato la funzionalità di ibernazione alla chiusura del display, ma voi potete associare anche voi le stesse funzionalità. Ma se avete un computer desktop, io vi consiglio di abbinare la funzionalità dello spegnimento del computer attraverso il pulsante, proprio come vi ho mostrato io in questa parte video. E una volta che avete impostato e salvato questa funzionalità, nel momento in cui voi premete il pulsante d'accensione del vostro computer, andrete a spegnere il vostro computer senza passare dal pulsante Start, Arresta il sistema, Arresta. Quindi, ragazzi, un metodo molto più veloce per andare a spegnere il vostro computer. Quindi, ragazzi, a pulsare
pulsante di spegnimento, potete abbinare la funzione sospensione, benazione, arresto al sistema o addirittura non abbinare nulla. Quindi ragazzi, potete abbinare qualsiasi tipo di funzionalità a quel pulsante. Poi ripeto, se avete un portatile come il sottoscritto, potete abbinare la funzione di spegnimento con il pulsante, e chi più ne ha più ne metta, potete abbinare la funzione dell'ibernazione, ovvero ibernare il computer alla chiusura del display. Allora ragazzi, questi erano piccole funzionalità e trucchetti che io utilizzo quasi ogni giorno, tranne che per l'ultima, perché io l'ultima non è che io vado a spegnere sempre il computer, anzi io chiudo il display, lo vado a ibernare e finisce là, così posso riprendere in secondo momento tutto il lavoro che io sto facendo. Però ragazzi, se anche voi conoscevate già questi trucchetti, queste funzionalità, o perlomeno non li conoscevate e avete iniziato a utilizzarli grazie a questo video, fatemelo sapere qua in basso nei commenti. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua in basso nei commenti se già li conoscevate oppure li avete conosciuti in questo video. E ragazzi, come sempre già lo sapete, se il video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché mi aiuta molto, attivate la campanellina delle notifiche per essere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video. E ragazzi, non solo, mi trovate anche su Instagram, è una cosa che dico ogni santo video. Quindi ragazzi, ve lo dice l'animazione, mi trovate su Instagram, @mythicalsnake, ma tutti i link ai miei social li trovate qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Intanto ragazzi, io aspetto di sapere la vostra su questo registratore vocale che ha registrato l'audio di questo video. Quindi ragazzi, aspetto il vostro feedback. Ciao!